fratelli, felicità della tribù di Dio. Francesco è il vero motore del mondo. Beh, il vero Francesco è il vero motore del mondo, ma credo che ogni sacerdote, come oggi Don Luca, sia il vero, uno dei tanti veri motori del mondo. Sono stato compagno di classe in ragioneria di Don Luca e sono veramente felice di essere qua stasera a festeggiarlo. Una festa davvero che ha donato tanta felicità a tutto il paese, ma soprattutto c'è dietro tanto lavoro, ma è un capolavoro splendido, un musical davvero fenomenale. Grazie. Sì, effettivamente il lavoro che c'è stato dietro è incredibile. Io ho assistito alle ultime fasi un po' per i miei impegni, un po' perché comunque giustamente tutto questo non potevo certo pensarlo, né lo potevano pensare chi poi ha partecipato, le luci, l'audio, il palco. Quando ci hanno detto il palco era di queste dimensioni non ci credevamo. Poi l'abbiamo visto e poi vabbè, Don Armando l'ho avuto io a Gazzaniga quando è stato a Gazzaniga e so di che cosa era capace e ho visto che col tempo ha peggiorato. Giovedì un altro appuntamento per chi se lo fosse perso questa sera. Sì, giovedì 30, credo ancora alle 9, se venite un po' prima magari riuscite a trovare anche i posti più vicini. E non lo so, io vi invito perché noi ci divertiamo sul palco e di solito quando quelli sul palco non si divertono, quelli in platea si divertono il doppio, quindi questa è l'idea, insomma. E mi piace la felicità con cui lo dici, la felicità che è stata trasmessa questa sera. Questa è la prima cosa, accidenti. È come anche te, no? Sei contento di fare il tuo lavoro, quindi l'idea è questa. Nel momento stesso in cui tu fai il tuo lavoro, lo fai bene, lo fai con divertimento e vedi che gli altri, gli resta qualcosa, sei un po' come il motore della serata, un motore del mondo, mettiamola così. Don Luca, questo sarà il tuo motore del mondo. Sì, è stato una 2 giorni veramente intensa, veramente molto bella. Che è stata intensa per me, ma credo che sia stata molto intensa anche per tutto il paese di Parre, non solo per Parre. E tutto questo è stato coronato certamente con le 2 celebrazioni di oggi, ma questo motore del mondo che veramente vuole essere l'amore fra di noi, l'amore portato a tutte le persone di tutte le categorie. Allora l'augurio è che ciascuno, come ha augurato il frate nelle interviste finali, ciascuno secondo la propria vocazione possa essere motore di questo mondo, possa portare gioia, amore e felicità a tutte le persone di questo mondo. La cosa che ha donato a me e spero che abbia donato a tutti quelli che qui presenti è la felicità, sei d'accordo? Sì, sono molto d'accordo su questo, una grande felicità, una gioia, una serenità nel vedere questo spettacolo, nel vedere tanti giovani e meno giovani che si sono buttati dentro, mi pare di capire, da settembre in poi per preparare tutto quello a cui abbiamo potuto assistere questa sera. L'hanno fatto con molta professionalità, risultati veramente eccellenti. Che effetto ti ha fatto vedere compagni di scuola, compagni una vita, compagni che fino a prima di entrare in seminario erano compagni e amici di tutti i giorni, insomma, che effetto ha fatto rivederli qui sul palco a farti un musical per te? Beh, una grande emozione, è stata una componente forte proprio di emozione vedere Francesco impersonato da un mio compagno delle superiori, è stato toccante, sì, molto.